Quello dei tablet è un mercato che sta vivendo una nuova vita e sempre più produttori si stanno mostrando più che interessati. Fra questa, una new entry recente in Europa e in Italia è stata Oppo, che con Oppo Pad Air propone un prodotto da tenere certamente sott'occhio. Funziona benissimo e costa intorno ai 300 euro e lo abbiamo provato e vi raccontiamo com'è andata. Oppo Pad Air è il classico tablet Android tuttofare, capace di eseguire qualsiasi tipologia di operazione amplificandola attraverso il suo ampio display da 10,36 pollici con risoluzione 2K 2000x1200 pixel per l'esattezza, purtroppo qui solo a 60 Hz. Caratteristica peculiare del nuovo modello è la sua ergonomia. Nonostante il display di ampie dimensioni, pesa infatti solo 440 grammi ed è spesso poco meno di 7 mm, il tutto con un rapporto schermo cornice di quasi l'85%, quindi la parte frontale del tablet è quasi del tutto coperta dal display e le cornici sono di soli 0,8 mm. Il design è semplice e lineare, abbastanza elegante alla vista e al tatto. Sul retro troviamo infatti una superficie in metallo rifinita con una sabbiatura a grani di 0,15 mm e una parte in plastica rifinita invece con la tecnica Oppo Glow, che ha consentito di realizzare queste particolari scanalature che servono a migliorare la presa durante l'utilizzo. Oppo Pad Air è un tablet di fascia media, quindi il produttore è dovuto certamente scendere a qualche compromesso, il tutto però nel nome della concretezza. Il display ad esempio è calibrato secondo lo standard sRGB, quindi non troviamo i colori ultra saturi tipici dello standard DCI-P3, e la precisione poi non è paragonabile a quella che troviamo sui tablet top di gamma, ma comunque il pannello si comporta molto bene rispetto ad altri dispositivi della sua stessa fascia di prezzo e non abbiamo dominanti gravi e indesiderati nella riproduzione cromatica, con il bilanciamento un po' freddo del bianco che può essere comunque regolato anche se in parte attraverso uno slider nelle impostazioni. Il buon comparto video è abbinato a un ottimo sistema quad speaker ottimizzato da Dolby Atmos, che rende questo dispositivo un ottimo alleato per la visione di film o serie TV ad esempio, anche se è da segnalare la mancanza del supporto ai contenuti HDR, non una grave carenza chiaramente in questa fascia di mercato. Oppo Pad Air poi è il primo tablet Android con Color OS, qui in declinazione 4Pad. La personalizzazione proprietaria si basa su Android 12 e offre quanto di buono abbiamo già visto nel software corrispettivo per smartphone, ma con qualche novità per rispondere alle esigenze di utilizzo su tablet, come ad esempio una nuova gestione del multitasking che è a nostro avviso fra le più efficaci che abbiamo avuto modo di provare su tablet. Fra le funzioni più utili c'è ad esempio Dual Windows, che consente di ottenere su schermo due finestre della stessa app contemporaneamente in modo da avere due schermate diverse dell'app, velocizzando quindi la velocità operativa in alcune circostanze specifiche. C'è anche lo split screen canonico, che consente di dividere in due la schermata riproducendo in ogni parte applicazioni diverse. Per richiamare lo split screen è sufficiente uno swipe con due dita dalla parte superiore della schermata verso il basso, quindi niente gesture frustranti o passaggi cervellotici. Le app possono inoltre essere riprodotte in finestra sopra un'altra app a pieno schermo oppure a qualsiasi schermata dell'interfaccia del sistema operativo. Per farlo si può eseguire uno swipe a due dita invece dalla parte bassa della schermata verso l'alto. Le varie modalità sono inoltre raggiungibili anche dalla schermata di selezione delle app in background, come avviene anche su smartphone, mentre fra le altre funzioni segnaliamo l'immancabile navigazione a gesti e uno spazio dedicato per i bambini. Ci sono poi diverse funzionalità cosiddette di smart multitasking che consentono di utilizzare il tablet in sinergia con uno smartphone Oppo compatibile. Fra queste Multiscreen Connect, ad esempio, che trasmette lo schermo del telefono sul tablet, oppure la condivisione degli appunti fra i due dispositivi, e il drag and drop per trascinare un file dalla schermata del telefono fino a quella del tablet per lanciare il trasferimento. Il tutto con prestazioni più che adeguate per un tablet di questo prezzo. Sotto la scocca infatti troviamo lo Snapdragon 680, che non può fare miracoli chiaramente, ma che risponde sempre in maniera egregia con le attività di tutti i giorni. La CPU integrata offre rallentamenti solo in maniera molto sporadica e solo con attività molto pesanti, anche se quindi bisogna chiarire che questo non è
ovviamente un tablet per il gaming spinto. Viene proposto in Italia con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione espandibile via micro SD, mentre la RAM può essere estesa fino a 7 GB attraverso l'uso dello spazio di archiviazione per migliorare le prestazioni multitasking. Oppo Pad Air eredita la gestione della batteria della Color OS, mostrando quanto di buono abbiamo già visto su smartphone. I tempi in idle sono estremamente prolungati e si perdono solo pochi punti percentuali al giorno se non lo si usa. Durante l'utilizzo poi non abbiamo riscontrato nessun drenaggio eccessivo della batteria con il tablet, che ha raggiunto nel nostro test in navigazione Wi-Fi 740 minuti di attività, un valore che è nella media della categoria. L'utente può inoltre gestire la durata della batteria attraverso diverse modalità di risparmio energetico e ottimizzazione della ricarica per prolungare la durata della batteria nel corso del tempo. Visto che parliamo di ricarica, diciamo anche che qui non è proprio fulminea con il caricabatterie in dotazione, che si ferma a 18 watt. Neanche la fotocamera eccelle, ma su un tablet di questa fascia di prezzo non ci sorprende più di tanto questo aspetto. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, quella anteriore invece da 5 megapixel, ed è supportata per questo modello la registrazione di video in Full HD a 30 fotogrammi al secondo. C'è anche la modalità ritratto, la funzione time-lapse, ma la qualità è buona solo quando c'è molta luce in ambiente, mentre i due sensori soffrono al buio. Di buon livello è la gestione della modalità HDR con entrambe le fotocamere, con la possibilità di realizzare anche selfie condivisibili anche quando si è ad esempio in controluce. In definitiva, questo Oppo Pad Air è un ottimo tablet per la riproduzione di contenuti multimediali, sia per via della presenza di un display dalla qualità più che soddisfacente nella sua fascia di prezzo, sia per i 4 speaker integrati e distribuiti simmetricamente, che offrono un audio di ottimo livello senza dover ricorrere ad altoparlanti esterni. Nell'uso di tutti i giorni, con le app che possiamo definire quotidiane, si comporta molto bene senza far rimpiangere troppo i dispositivi più costosi. E se da una parte si è rivelato sempre reattivo con le attività di base, il nuovo tablet di Oppo dall'altra parte non è chiaramente un dispositivo per il gaming spinto, per quello lo sappiamo bisogna spendere molto di più. Viene proposto in Italia a partire da 299 euro e propone in esclusiva la Color OS 4Pad di Oppo, capace di garantire un funzionamento senza impuntamenti con un'ottima gestione del multitasking. Oppo Pad Air è sicuramente un'ottima aggiunta nella proposta di tablet economici ma ben funzionanti, e la speranza da parte nostra è quella di vedere nel nostro paese altri prodotti della famiglia, soprattutto nelle fasce più alte della categoria.